Voglio ringraziare coloro che non l'hanno dimenticato, perché per me mantenere viva la sua memoria è la cosa più importante nella mia vita. Voglio ringraziare il sindaco De Magistris, perché senza di lui questo giorno non sarebbe mai arrivato. Per oltre 30 anni la tribuna stampa del San Paolo è stata come la sua casa ed oggi, ad 8 mesi dalla sua scomparsa, il comune ha scelto di intitolarla a Carlo Giuliano. A ricordare lo storico capo ufficio stampa del Napoli erano gli anni d'oro di Ferlaino e Maradona. Sono intervenuti in tanti questa mattina: familiari, amici giornalisti, rappresentanti delle istituzioni, della società Calcio Napoli e dell'Ussi Campania. Carlo Giuliano è stato per tutti noi, per tutti i giornalisti sportivi, maestro. È stato un grande giornalista, molto padrone della sua professione, molto abile e soprattutto, questo ci tengo a sottolinearlo tantissimo, è stata una persona di uno spessore umano incredibile. Napoli dà il giusto riconoscimento a un grande giornalista, Carlo Giuliano. Nel suo ricordo la tribuna stampa dello Stadio San Paolo. È la volontà della città, non solo dei suoi colleghi giornalisti, una bella giornata, Napoli unita nel calcio e per fare sempre meglio. La decisione del comune di intitolare a Giuliano, Carletto per gli amici, la tribuna stampa del San Paolo arriva anche a seguito delle sollecitazioni di colleghi e tifosi espresse con grande partecipazione attraverso la rete ed è testimonianza di stima e di affetto nei suoi confronti. Toccante il ricordo della figlia Raffaella e dell'ex presidente azzurro Corrado Ferlaino. Sono onorata di poterlo ricordare in questo modo, di poterlo farlo vivere ancora in questa tribuna stampa dove sono cresciuta anch'io nel mio piccolo e dove l'ho visto passare oltre 33 anni della sua vita. Per me è un'enorme soddisfazione. È una giornata triste perché Carlo non c'è più, una giornata bellissima perché tanta gente ha dimostrato affetto a Carlo. Nei 33 anni della mia presidenza l'ho avuto vicino nelle giornate difficili e nelle giornate facili. E lui portava veramente fortuna, perché lui, con lui il Napoli ha vinto due scudetti, due Coppa d'Italia, una Coppa UEFA. Presenti alla cerimonia anche l'allora direttore sportivo Luciano Moggi ed importanti figure del calcio napoletano e nazionale. Io ho percepito che lui è stata una persona molto amata e quindi Raffaella rimarrà per sempre, anche quando ci sarà il nuovo stadio, ci sarà per sempre questa intitolazione, in modo che anche chi verrà dopo saprà che tuo padre ha rappresentato la storia della comunicazione del calcio Napoli in Italia e nel mondo.